Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Venezia in TV, naturalmente su Nexomon insieme a Shade. Ciao. Ciao ragazzi, allora, nel frattempo noi abbiamo preso il badge, abbiamo fatto tutte le cose, eccetera, e adesso ci ritroviamo naturalmente nella città, e nella città dovremo iniziare un pochettino a guardarci intorno, quindi iniziamo subito. Anche se un oggetto sembra essere inutile, è comunque una buona idea averne un po' di scorta. Ci sono domatori lungo il cammino che potrebbero averne bisogno. Ho capito. Così possiamo venderle ad un prezzo esorbitante. No, non è quello che volevo. Potremmo fare una fortuna, Van. Facciamolo. Oh, yeah. Cos'era questo? Aspetta. Ma è te che è uscito quel suono? Oddio. E qualcuno che l'ha messo in follo. Che spavento. Ma sai perché? Perché io lo uso per quando fanno le donazioni. Magari, cazzo. Stavo pensando, ma io non ho OBS aperto. E poi stavo pensando, ma chi è che dona? Magari, cavolo, magari. Oh, lo sapevi che l'impario ti offre diverse merci e diversi prezzi in base al tuo rango? I domatori di bronzo possono comprare oggetti basici, ma i domatori di rango più elevato possono comprare oggetti più rari. Non è molto equo, ma la gilda deve razionare le nostre scorte. Io voglio fare la nonnina. Ho fatto tutta questa strada per la teria. È un posto speciale in cui alleniamo i domatori per diventare cacciatori di tiranni. Sai, i domatori della gilda si concentrano sul difendere Parum, ma i lateriani sono sempre sull'offensiva. Ogni occasione è buona per approfittare, per affrontare i pericoli. Niente, io non riesco più a leggere. Vieni nella mia città natale, la cittadella immortale. Non essere timida. Ah, scusa, erano altre una, pensavo che era sempre quella sopra. Le mie sorelle sono in grado di preparare le migliori pozioni del mondo. Per dimostrartelo te ne farò avere alcune ad un prezzo stracciato. Praticamente sono le monete del coccodrillo. Sì. Vabbè, dai, facciamolo. Sai come si dice, visto che l'abbiamo avute col coccodrillo? Sì. Grazie per aver fatto affari con me, Van. Queste pozioni ti renderanno imbattibile. Se ne vuoi di più dovresti venire a visitare nella cittadella immortale. Le mie sorelle te ne prepareranno alcune. Ok. Non mi sono accorta che era cambiato il personaggio, perché non t'ho visto girarti mentre mi sistemavo. Tranquillo. La Gilda ha speso secoli a sviluppare nuove armi per combattere contro i tiranni. Ho sentito dire che una di queste armi si trova all'interno di questo edificio, ma l'accesso è riservato solo ai domatori della Gilda. Ok, quindi io posso entrarci qua dentro. Chi va? Tu. Ah, ok. Nel distretto di ricerca c'è un laboratorio dove puoi sintetizzare nuclei. Puoi equipaggiare i tuoi Nexomon con i nuclei per migliorare le loro statistiche. Ah, ok, sono tipo i vari PS su, PS... È presente, sono quelli che aumentano la difesa, l'attacco. Sì, sì. Precisione X, cose così. Devi portare i tuoi frammenti elementali per sintetizzarli, però. Che sono praticamente, penso siano quelli che... Sempre lì che abbiamo preso fino adesso. Ottimo, ottimo. Fammi sapere se vedi qualcosa di sospetto. Anche stando all'interno di queste formidabili mura, dobbiamo tenere gli occhi sempre aperti. L'hangar delle aeronavi si trova a nord-est. Molti domatori vanno nelle isole di Drake per catturare un paio di draghi. Ma ho sentito dire che gli abitanti del posto non vanno molto a genio ai forestieri. Aspetta che c'è sto qua che è sospetto. Niente, signora, è tutto tranquillo. Il che è piuttosto sospetto. Facciamoci le pipe mentali, praticamente. Vediamo cosa c'è qua dentro. Attenzione. Cos'è? È una locanda? Sì, boh, penso. 7, 8, 9. Sì, se non mi sbaglio, ci sono circa 9 grotte con dei misteriosi cavoni nascosti all'interno. Attenzione. Oh, non ne so molto sulle loro origini, ma credo che qualche tizio molto ricco nascondesse i suoi beni in quei posti molto tempo fa.
Oh, sei una domatrice, vero, vero? Che Ulzar ti protegga nelle tue avventure. Vedo una scintilla di eroismo nei tuoi occhi, proprio come c'aveva Ulzar. Costipato il signore. Ok, qua non vedo niente. Quella è una mappa o solo un quadretto? Quadretto. I libri? Magari no, niente. Non mi fa toccare niente. Ma. Attenzione. Buono sconto, attenzione ragazzi. È buono sconto del Lidl. No, è del Lidl. Per prendere le scarpe, sì. La Zilda è così forte. I grandi maestri sono così forti. Ho sentito dire che è praticamente impossibile diventarne uno. Devi essere super eroico e super forte. Beh. Ok. C'è lì un altro forziere sulla sedia. A meno che non ho una stampante, ma non penso. Lì in alto. No, niente? No, niente. È un forziere farlocco. No, non è un forziere, è un televisore. No, però sai come mi sembra una TV. Sì. Allora non ci vedo neanche più. Una volta ero un domatore niente male, ma ora che mi sono ritirato non ho più bisogno di tutti questi oggetti. Posso farti un prezzo niente male per tutta questa roba, ragazzina, che ne dici? Ma non erano solo quelli con la stella che avevano la roba? Fischietto del vento. Però le prenderei lo stesso per avvenienza, non soltanto non di caso. Ma abbiamo? Ma una fucilata, tanto non abbiamo. Allora vai. Se siamo ricchi. Quando ero un domatore trovavo spesso molti tesori nascosti in forzieri. Non so chi li avesse nascosti lì. Scommetto che ci sono ancora forzieri che ti aspettano, Van. Esploro ogni angolo di questo mondo per trovarli. Ma tutti sanno il tuo nome comunque. 10.000 abbiamo, c'è ancora 1.000, scusa. Vabbè. Il mondo al di fuori della città è così orrendo. I Nexomon diventano ogni giorno più ostili. I banditi sono irrestabili. I tiranni si moltiplicano. Che sta succedendo? E perché? Tirannosauro! No, scusate, non siamo in Power Ranger. Sei anche tu una domatrice? Ecco un consiglio, amica. Fai sempre scorta di oggetti del negozio di Parum. Non ci sono praticamente altre città nel mondo. E i negozianti ambulanti ti fanno pagare un extra. Però certe volte quei negozianti hanno delle merci rare che non trovi in città. Ma lì c'è Porco Rosso? Alpinista. C'è questo oggetto che puoi trovare dappertutto che si chiama Booster Experience e permette di aumentare l'esperienza ricevuta in battaglia. Un booster è piuttosto debole, però. Quindi i domatori devono collezionarne diversi per una serie di miglioramenti sostanziali. Io ne ho uno. Posso scambiarlo con qualche altra cosa se vuoi, ma tutti dei spacciatori in questa città. Sì, infatti, però ce ne abbiamo, quindi sì, andiamo andare tranquillo. Ma se scambiamo, dai. Cos'è che ti do? Ah, un booster esperienza. Sì. Pieno di vecchietti. Ricordati che puoi accumulare tutti i booster esperienza che desideri. È la Liguria, praticamente, siamo in Liguria. Quindi un giorno forse apprezzerai aver impegnato tutto questo tempo per cercarli. Voglio fare i vecchietti. Ma non sei di Parum, vero? È difficile credere che ci siano posti abilitati al di fuori della città. Da quello che ho sentito, perché io ho le orecchie e guardo anche la gente che fa i lavori, è davvero un mondo desolato. Non prestarmi attenzione. Sto solo facendo un controllo di manutenzione alle mura. In caso i tiranni le danneggiassero. Non voglio avere una situazione all'Attack on Titans, no? Tyrants. Oddio. Attack on Tyrants. Citazione, niente. Yatta! Innumerevoli gemme che aspettano di essere estratte. Innumerevoli tesori che da scoprire. Un piccone è uno strumento essenziale. Ancora con sto piccone. Cioè, questo gioco qua si basa sui picconi, praticamente, ragazzi. Se avete i picconi, avete vinto il gioco. Il piccone per la vita. Il mondo non è così male, come dice la gente.
sei mai stata a Palmaia? È un paradiso pacifico. Se continui ad andare verso ovest partendo dall'orfanotrofio, troverai un traghetto per Palmaia. Tipo la Palma di Maiorca. Sì. Avremo anche il biglietto della nave, quindi. Già. Io c'ho un animale stronzo che continua. Attenzione. Vai, vai. Aspetta che conosco di per. Ok. Per l'amor di Ulzar, che ci fa un estraneo qui? No, è cambiato. Qualcuno mi aiuti. Vattene, lasciami in pace. What? Ma... Ma... Perché? Perché stai entrando nelle case della gente? Hai dei problemi? Non siamo nessuno, Van. È ovvio che non si fidano di noi. Forse se avessimo un badge d'argento superiore, i cittadini sarebbero più a loro agio con noi. Ok, con questa maniera ci hanno spiegato che dobbiamo entrare da questo qua con l'argento, col badge argento. Sembra che sia chiuso. Ok. Hai dei problemi che entri in casa della gente? Sì, infatti, cioè, allora, qua ci siamo già entrati, no? Sì, era quello di prima. Sì. Ok. Allora, qua non ci siamo ancora entrati. Ancora? Oh no. Oh, wow, wow! E tu chi dovresti essere? Una domatrice della Gilda? Sì, certo, non ho mai sentito parlare di te. Vattene da casa mia, verme! Verme tua madre. Di nuovo, cioè, va bene. Ma ci massacrano pure. Dai, Van. Non ci sono molte persone disposte a parlare con amatori di basso rango come noi. Se lavori duro per la gente, potresti ricevere una promozione e forse la gente non si farebbe più problemi. Non ci posso parlare con la vecchietta. No, nonnina. Una nonnina non può avere la voce, è muta. Aspetta. C'è Porco Rosso, vai. Non mi fa parlare con la vecchietta. Probabilmente c'è qualcosa che dovremmo fare, magari. Forse lo sblocchiamo in qualche maniera dopo. Vattene, ho da fare. Sto pianificando un viaggio da Teria attraverso il deserto. Ma ne varrà la pena? È lì che si possono trovare alcune delle migliori gemme. Ma ne varrà la pena, scusate. Non è la domanda. Mamma, ragazzino, il vagabondaggio è illegale qui. Seriamente? Hai visto gli NPC in questo posto? Stanno tutti stazionando in un unico posto. Non possiamo farci niente. È troppo costoso disegnarli in movimento. Che coglione. Aia, di nuovo. Chi sei? Cosa stai facendo in casa mia? Vattene, 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 vattene. Io provo comunque tutte le case, ragazzi. Non so mai. Ma sì, è ovvio, perché poi dobbiamo capire. Allora, qua le abbiamo fatte tutte. Ok, passerai qua. Oh, guarda un po'. Hai un badge di bronzo, che carino. Stai attenta là fuori, novellina. Ci sono molti pericoli in questo mondo. C'è sempre qualcosa da fare qui a Parum. Contribuiamo tutti in qualche modo. Specialmente i domatori come te. Devi combattere contro i folli tiranni per proteggerci. C'è l'Inchinchang lì sotto. Quella ragazzina che continua ad essere inseguita dai draghi. Beh, sei al sicuro qui a Parum. Non ti preoccupare. Sai che non posso... Ma... ah no, ok. Hai finito di seguirmi? Sì. Adesso sono io che la seguo. Pensavo che ti seguiva. Ci sono gli scalini lì, non ti puoi mica suicidare. No, non scende. Ci sono gli scalini lì. Ah, sì, ho visto. Aspetta, facciamo prima questo qua. Oh, ehi, ti ho visto mentre tenevi il tuo badge di bronzo. Eccitante, vero? Ecco un consiglio importante. Usa il registro delle avventure per controllare il tuo obiettivo corrente, come per tenere l'occhio d'occhio le missioni. Esatto, mica ci sono missioni da fare se hai del tempo libero. Aspetta un secondo. Dica. Mi sa che dovremmo spostare questo. La nonnina non si può fare al momento. E vabbè. Allora, qua abbiamo fatto tutto. Andiamo a prenderci un Nexo Trap un attimo. Oddio. Ma un cane. Oh,
Benvenuti! Benvenuti! È così bello vedere delle facce nuove nel mio negozio. Cosa abbiamo qui? Una aromatrice a prime armi e un... scusate. Uno di quelli... Aspetterò fuori, Ban. Benvenuta, benvenuta nel mio negozio. Vediamo ogni sorta di oggetto. Pozioni, antidoti, nexotrappole e molto altro. Sfortunatamente alcuni degli oggetti più pregiati sono disponibili solo ai domatori di rango più elevato. Ma non ti preoccupare, c'è sempre qualcosa di utile per te. Entra pure e dai un'occhiata ai nostri oggetti. Non essere timida. Tutorial. I negozianti offrono oggetti migliori e in quantità maggiori mentre progredisci nella storia principale. Controlla spesso i negozi. Ok. Le nextrabole elementali possono essere molto costose, quindi alcuni domatori preferiscono crearle. Ho sentito che nelle isole di Drake e a Palmaia ci sono posti in cui degli abili artigiani possono aiutarti, ma devi portare fuori i tuoi frammenti elementali. Va bene. Breo, non ci sono molti negozi al di fuori della città. Interagirai principalmente con negozianti ambulanti. Possono offrirti oggetti che non troveresti qui in città, ma ad un prezzo molto elevato. Le scorte sono in calo in questi tempi difficili, quindi gli oggetti migliori sono riservati per i domatori di rango più elevato. Dopotutto sono quelli che affrontano i veri pericoli come i tiranni e i renegade. Renegade. Uno dei modi migliori per ottenere denaro è combattere contro altri domatori. Se vinci la battaglia ottieni i loro soldi. Vuoi che rapiniamo la gente? Ma non era fuori. Ma se vuoi del lavoro onesto, allora puoi estrarre frammenti elementari e venderli qui o altri domatori. Ma dovrai trovare un piccone per quello. È diventato toscano. Sì. Vai. Oh, non ti ho mai visto prima d'ora, Van, eh? Beh, Van, mi chiamo Clave e comprerò ogni frammento elementare in tuo possesso. È un ottimo modo per ottenere dei soldi, vero? Prendi un piccone e mettiti a lavoro. Non otteniamo soldi combattendo contro altri domatori e Nexmon selvaggi? Strano ma vero, ottieni alcuni soldi grazie a ciò. Comunque, vieni a parlare con me e io comprerò ogni tuo frammento elementare che ti avanza. Beh, se ne troviamo proprio a quantità industriali. Vendi i frammenti. Come posso trovare i frammenti? Come posso comprare i frammenti? No, sarebbe troppo semplice. Ci ho provato. Ma tanto prima dobbiamo comunque livellare. Prima prendo un piccone e poi devi cercare dei massi scintillanti. La maggior parte dei frammenti proviene da grotte o miniere. I massi che si trovano in superficie realmente contengono così. Sì, esatto, però non so perché non... Cioè, ma conviene prima andare al laboratorio. Se poi mai, se mai capitasse che veramente ne abbiamo così tanti da buttare. Sì, infatti. Vanna, amica mia. Siccome sei una domatrice di basso livello, non c'è molto che ti posso offrire. Ma questi oggetti ti saranno comunque utili, te lo prometto. Sì, comunque il gatto aspettava fuori, non ha avuto senso le sue entrate in scena. Allora, nexotrappole. Tac, ok, qua ci sono i vari cibi e basta. Quante ne abbiamo noi? 14. Fanne giuste 20 e poi al massimo torniamo indietro. Che almeno se qualcuno ci chiede ancora qualcosa in cambio di denaro. Alla prossima, sarò sempre quel tuo servizio. Ok. Allora, questo è fatto. Quindi adesso questa qua non possiamo utilizzarla ancora? No. A quanto pare no. Ma questa non abbiamo già fatto? No. Cos'è quella cosa? È una gemma dimensionale. Puoi usarle per viaggiare super velocemente per tutto il mondo. Ma richiedono l'uso di molta energia, quindi solo i domatori d'argento è concesso di usarle. Ecco, ci hanno appena spiegato come funziona. Vai. Vai. Arum è il gioiellino della razza umana, sai?
Ma i suoi cittadini non lo apprezzano. Guarda tutta la spazzatura che buttano in giro. Allora che dici, Van? Uniamo le forze e ripuliamo strade della città. È una nobile causa. D'accordo, facciamola. Meraviglioso! Il futuro di Parum è veramente nelle tue mani. Ecco come stanno le cose. Voglio che tu controlli ogni angolo della città alla ricerca di spazzatura. Portami spazzatura a sufficienza e ti darò qualcosa di bello. Perfetto. Bella della nonna. La signora ci ha chiesto di ripulire la città di Parum, ok. E secondo me, Shade... Ah, pensavo che i copertoni fossero spazzatura, fosse... Forse lo scatolone, non lo so. No, Nonnina non si può liberare, poverina, l'è rimasta lì. L'avevamo rinchiusa. Però non c'è altra questa, attenzione. Forza, fammi vedere. Ah, ok. Madonna, no. Dove l'hai preso? 12. Ah, okay. Niente. Oh, anche io ero un domatore come te, sai, figliolo. O figliola, ma quando i tiranni hanno iniziato a diventare sempre più ostili, ho deciso di ritirarmi. Sì, sei messa male, ragazza mia. Questo è un centro di guarigione, non ne vedrai molti di fuori di Parum. È gratuito e puoi anche usare il centro di deposito per depositare e ritirare i tuoi Nexamon. Ma questo è cambiato di disegno? Sì. O sbaglio? Sì. Oh mio Dio, sei davvero una domatrice? Che visione sgradevole. Guarda. Che c'è? Per cortesia, non lo vedi? Non è ovvio? La tua squadra di Nexmon è noiosa e senza talento, ragazzina. Ho un buon occhio per il talento, Van. E ora vedo solamente una farsa. Ma non temere, i domatori competenti sanno come insegnare le mosse ai loro Nexmon. Quindi lascia che insegni io ai tuoi Nexmon delle mosse. Ogni cosa ha un prezzo, ovviamente. Ah, ok. Vediamo come funziona. I Nexmon imparano nuove mosse in modo naturale mentre salgono di livello, ma sono in grado di trattenere nelle loro testoline solo poche mosse, capisci? Pagando una piccola somma posso aiutarti a ricordare vecchie mosse che potrebbero tornarti utili. Interessante, vero? Sì, questo qui era quello che c'era anche in Pokémon praticamente, che sempre ti faceva... Se sbagli a cancellare, sì, esatto. Ti le fa recuperare. Ippiaie! Ci sono molte grotte sparse nel mondo, sai? E in alcune di loro ci sono misteriosi cavo che nascondono molti tesori. Ma per aprirli hai bisogno di una specie di chiave, ma dove potresti trovare una cosa del genere? Oh, guarda un po', hai un piccone! A quanto pare sai quello che stai facendo. Estrarre frammenti è un lavoro molto importante. Cos'è questo? Ehi, come va, ragazzina? Non hai mai visto un fantasma? Ah beh, faccio l'abitudine. Gli spiriti come me ne sono piuttosto comuni in tutto il mondo. Vivevo qui a Paro molti secoli fa. Qui c'è una palestra, ma distrusse l'Omicron in persona. Ah, fico. Tanto qua c'è... Ma la spazzatura? Ah, ecco. Comunque la spazzatura... Questa deve essere la spazzatura che quella signora vuole che raccogliamo. Credo che ce ne sia molta sparsa per Parum. Ok. C'è anche un telefono. Non possiamo usarlo. Pronto. C'è nessuno, Branda, non c'è nessuno, Branda! Signora, i limoni! I limoni! Una domatrice. Così coraggiosa nella tua giovane età. Fai attenzione là fuori. Parum potrà anche essere bellissima, la nostra città è circondata da un mondo morente. E io sono il fratello del dottor Oct. Ok, ce la posso fare a parlare. Ah, no, lì è il laboratorio, vero? Sì, adesso ci andiamo. Sì, no, sto dicendo il laboratorio. Questa città è incredibilmente tranquilla. Ti fa scortare il terribile e il disgustoso mondo da cui tu provieni. Wow, che gentile. Ok. Questa qui è Amelia Weirart. Mi sembrava un cane. Non so perché da sopra mi sembrava che aveva il muso di un cane. Facciamo prima Bunny. Oh, sei una domatrice? Hai un Nexomon. È fico. Ma non fico quanto il leggendario Ulzar. Ulzar mi sa che è il cane, questo qua. Sì, mi sa. Ulzar, eh?
Sì, dicono così tante storie su questo tizio. Eppure guarda in che condizione è il nostro mondo. È tutto qua? È questa la sua eredità? Sei qui per pregare in nome di Ulzar, figliola? Tutti i domatori del mondo lo conoscono, ma la sua gloria spesso fa passare in secondo piano le gesta di un altro eroe molto importante, sai? Esatto, molto tempo fa un eroe protesse Parum dal ritorno di Omicron, dalla sua reincarnazione. Per qualche motivo la Gilda non parla molto di lui, mi chiedo perché. Sapevi che il malvagio re Omicron aveva 7 figli, loro erano i tiranni primordiali. Dicono che i tiranni odiani non si avvicinano neanche a metà della loro potenza di figli Omicron. Guarda quel tizio! Ulzar era tanta roba a quell'epoca, eh? Sarà anche stato super forte, ma scommetto che avrebbe fatto fatica a combattere contro i gran maestri della Gilda. Vai, ti tocca lo spiegone. Oh, questo. Questo è Ulzar, il primo domatore. Il leggendario Ulzar sconfisse Omicron più di 2000 anni fa. Il terribile re dei mostri tentò di distruggere l'umanità in quell'epoca, ma non si seppe mai il perché. Quindi mi possiamo... Aspetta uno spiegone più spiegone, però. Sì, però vabbè. Dopo sta zoomata. Ok, di qua non possiamo andarci, quindi andiamo, torniamo su di nuovo. Però vedo che ci sono le freccette pure sui muri, mi sa che in un qualche modo ci fa sì, probabilmente però con... se trovi altra spazzatura, o se è passata quella. Sì, no, volevo andare un secondo a vedere qua dentro che non ci siamo ancora andati. Nexo trappola, vedi infatti che conveniva. Ah, è vero, il laboratorio di qua, no, è una cucina. Dov'era il laboratorio? Allora? Tecnicamente deve essere qua. Nexo trappola di fuoco, ottimo. No. Abbiamo quella di il fuoco, ben trovato, ottimo. Allora, giù di qua. Non avevo capito. Ah, ma forse diceva sì per andare di là. Se cambi zona, allora. Sì, mi sa anche a me. Facciamo giusto sta missione velocemente, tanto. Sotto l'albero c'era anche. Sotto l'albero? Sotto, lì a destra, vedi che si illumina. Qua, sì. Non avevo visto proprio, non stavo neanche guardando quella zona lì. Ok. Qua possiamo andarci, però aspettiamo un attimo. Il bidone della spazzatura, anche quello lungo lì qua, sopra. Sì, trovato. Niente, la nonnina non me la libereranno mai. Ok, ho paura qua... che poi ci sia veramente il Benagon. Il cespuglio, lì a sinistra. Qua, visto? A sinistra il cespuglio. Boh, però altri non ne vedo. Abbiamo guardato penso tanto tutto. Erano 16, mi sa che ce l'hanno. No, 12 erano. 12? Sì. Vabbè, tanto mi sembra che li abbiamo raccolti tutti. No. Quanti ne abbiamo? Adesso vediamo. Otto. Ne mancano 4. Ma forse intende... Forse anche l'altro resto della mappa, tipo a sinistra e a destra, ci sarà altro spazio. Non vorrei che fossero tipo qua. No. Qua intanto c'è una missione, però attenzione. Scusami, domatrice, è un momento. La Gilda Domatoris stazionati in tutto il mondo, ma per colpa dei tiranni le nostre scorte stanno esaurendo più in fretta di quanto riusciamo a reintegrare. Non è che potreste aiutarmi a consegnare alcuni oggetti ai nostri colleghi? Certamente. Fantastico, prendi queste scatole allora. Scatole di scorte. Quelle scorte devono essere consegnate nel piccolo avamposto situato nelle terre selvagge ad est della nostra città. Non puoi sbagliarti. Ok. Beh, ma l'ha presa, no? Sì. Sì, l'ha presa. Di qua possiamo andarci, no? È l'ufficio. Non farlo. Sono riservati ai gran maestri come Emily. Ok. Beh, non ti incazzare. Ok, andiamo. Gli altri a sto giro se ne sono andati senza dire nulla. Sì, stavolta sì. Comunque allora, di qua non c'è nient'altro. Possiamo andare a vedere qua sopra però. In effetti. Andiamo qua. Qui che cos'era? Non mi ricordo. Ah, è qua. Laboratorio. Tutti i sistemi sono pronti. Dobbiamo prepararci per la distruzione. I tiranni non aspetteranno. Ma che cos'è, Evangelion? Ah. Ma
ci voglio salire anch'io con le leva. Non vedo l'ora di vedere la faccia di quei latriani quando il Nexor verrà lanciato. Presto non avremo nemmeno bisogno di domatori, questo è il futuro. L'Evangelio nel futuro. Non posso andarci a parlare con no, quelli. No, sotto no. Che figo questo. Ammirate. Questo è il Nexor serie B004. I Nexomon sono antiquati. Decimeremo i tiranni con il potere della scienza. Quindi con questo passo ci parlo. Ah sì, infatti, niente, no, scusate, volevo adesso se era sempre lui che parlava o meno. Il Nexor B004 è quasi completo. Innumerevoli anni di ricerca sugli anime hanno portato a questo momento. L'ho detto io che era Evangelion. Ho trovato un amuleto dell'allenamento. Prova a leggere. Fa recuperare alla tua squadra il 3% di esistenza a seguito di ogni combattimento. Questo effetto può essere accumulato. Si può equipaggiare. L'avevi già equipaggiato. Ah no, equipaggiato. È già equipaggiato, perfetto, a posto. Ok, niente, possiamo andare allora, ragazzi. Voglio guidare l'Evangelio. Che si passa anche di qua? Ah, è sempre lo stesso, pensavo perché eravamo passati dall'altra parte prima. Ah, cavolato. Ok, allora andiamo giù di qua a vedere. E ok, vedi tutta la città qui. Sì. Allora, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Nel prossimo episodio ci vedremo queste varie zone di questa cittadina, appunto, e vedremo un pochettino che cosa, se ci daranno altre missioni o altro. Non faremo probabilmente ancora la missione principale, quella che ci ha dato, diciamo, la tipo l'ottava nana, diciamo. Così almeno, nel senso, vedremo ancora un pochettino la cittadina, che è divertente fare anche un po' le voci con Shade intanto. Detto questo, ragazzi, vi ricordo sempre che in descrizione trovate naturalmente il canale di Shade di YouTube e Twitch. Iscrivetevi, lasciate un follow. E Shade, ci vediamo alla prossima. Yes. Sempre qua su Nessin TV, Ragazzuoli, sempre con Nexomon insieme a Shade. Ciao, ragazzi! Okay.